Su Telereggio va in onda una nuova trasmissione che si chiama Spy Stories. Ne parliamo con la collega giornalista e di Spy CGL, Paola Guidetti. Buongiorno. Buongiorno Susanna, sì, questa è una trasmissione davvero tutta nuova che parte questa settimana, avrà ovviamente 8 repliche durante la settimana, sono 6 puntate. 6 puntate, Spy Story si ispira a un titolo che è stato in un qualche modo ripreso anche dal nostro giornale nazionale che è dello Spy CGL Libertà. Spy Story è un tema che riguarda un cortometraggi, eccetera, eccetera, una giuria, insomma, che deve premiare questi. Abbiamo deciso in un qualche modo di riproporre questo titolo perché è molto interessante. Raccontiamo le storie, le iniziative e tutto quello che fa lo Spy CGL sul territorio di Reggio. E quindi è una cosa molto interessante che riguarda tutti i 6 distretti, ecco perché le 6 puntate. Un'idea nata naturalmente dallo Spy CGL Barbara Vigilante con la regia di Silvia Degani. Vedrete infatti il collegamento con il territorio, vedrete cosa fa, perché tante volte parliamo del sindacato pensionati SPCGL, ma concretamente magari non ci rendiamo conto di quali sono le iniziative, le attività. Ecco, noi abbiamo voluto raccontare proprio questo, cioè cosa fa il sindacato pensionati nei diversi distretti. Sono tante le iniziative, pensiamo per esempio alla prima puntata che viene in onda questa settimana. Raccontiamo il territorio della montagna reggiana e ci viene raccontato dagli stessi pensionati perché abbiamo reso loro i protagonisti di questo nostro racconto. Saranno loro i volontari, gli attivisti dello Spy CGL che raccontano le loro iniziative. Per esempio, in montagna un'iniziativa molto importante è stata quella di insegnare ad usare il cellulare, per esempio per quello che riguarda il fascicolo sanitario, collegamenti con l'INPS, ma anche per le cose più semplici che i pensionati tante volte non sanno fare. Parlo per esempio dei messaggi, delle videochiamate, dell'invio delle fotografie. Insomma, poi con la pandemia sappiamo benissimo che si è reso necessario anche il collegamento web, per esempio le videoconferenze. Allora, tutto questo è stato fatto nel territorio della montagna, poi è stato esteso anche agli altri territori. Quindi è un'esperienza davvero interessante. E allora Paola Guidetti, vedremo, lo vediamo subito insieme anche questa prima puntata di Spy Stories che, come ricordavi all'inizio, ha comunque diversi passaggi su Telereggio e quindi chi lo perde può vederlo. Si parte appunto il mercoledì alle 8:55, 17:30 dentro Buongiorno Reggio, ma anche il lunedì, il giovedì, il venerdì, insomma in molti orari. Allora intanto grazie Paola Guidetti, guardiamo insieme questa clip e poi ci facciamo raccontare dalla regista Silvia Degani com'è stata anche la produzione che ha attraversato anche il momento dell'emergenza. Vediamo insieme la prima puntata di Spy Stories. CGL di Castelnuovo ha percepito alcuni bisogni da parte dei pensionati che si sono ritrovati con questo smartphone nuovo, magari regalato, che vuol dire anche intelligenza e telefono. Però l'intelligenza io credo che la dobbiamo avere solo noi. Io faccio inoltre. Io la inoltro a chi la vuoi inoltrare. Abbiamo pensato che abbiamo bisogno di persone iscritte allo Spy CGL che siano informate, che siano a conoscenza di tutti i problemi che ci sono oggi, l'informatica, le nuove tecnologie, eccetera. Mi dice cosa vuoi fare? La voglio mandare con WhatsApp. Allora schiaccio WhatsApp.
Una volta che ho schiacciato su WhatsApp, vado a vedere a chi la voglio mandare. Il pensionato, soprattutto in Italia, che siamo il paese più indietro come conoscenza sulla tecnologia, deve familiarizzare con queste cose. Sì, c'è no. Allora, scegli a chi mandarla. La voglio mandare a mia sorella. Se la vuoi mandare, adesso schiaccia lì. Beh, la mando a lei. No, allora no, quella è la mattina. No, già. Le prime richieste sono state messaggi, mandare la fotografia del nipote, riceverla. Tutte piccole cose, però che rendono felice il pensionato. Hai due modi per farlo. O lo fai tramite partendo da WhatsApp o lo fai partendo dalla galleria delle immagini. Vai nella galleria delle immagini. Ok. Galleria. Quale foto vuoi mandare? Questa qua, dai. Questa. Sì. A chi la vuoi mandare? A una mia nipote. Secondo, una cosa altrettanto importante, penso che sia collegarsi al fascicolo sanitario, perché noi abbiamo dei problemi di viabilità in montagna. Abbiamo circa 2000 km di strada. Se uno si collega al proprio fascicolo sanitario, ha la possibilità di ricevere gli esami attraverso il telefonino. E questa è una cosa particolarmente importante. Altra richiesta, secondo me importante, è quella di collegarci all'INPS. Il sito dell'INPS è questo. Quello è che dobbiamo inserire, cioè per inserirlo. INPS Mobile, si chiama INPS Mobile. Mi chiamo Massimo Santillo e sono di Bologna. Sono venuto a abitare a Carpineti 4-5 anni fa e l'anno scorso sono andato in pensione e ho deciso di portare la mia esperienza di esperto informatico tramite il sindacato pensionati per fare qualche lezione ai pensionati nell'uso special modo dello smartphone e un po' meno del computer, perché non tutti ce l'hanno. Ecco, vedi, sì. Condividi. Ah, eccola qua. È quella lì. Condividi, sì. Alcune cose che la tecnologia ci dà tramite lo smartphone siano cose utili per i pensionati. Cosa molto importante è il fascicolo sanitario nazionale, che dà la possibilità a molte persone di non doversi muovere per avere le proprie ricette, i propri servizi dati dall'USL. No, se vuoi scriverci qualcosa, è arrivato. Mi sono iscritta al corso perché penso che sia interessante, perché a una certa età si perde la memoria e allora ogni tanto rinfrescare fa molto bene. Perché io usavo solo il telefonino, quel piccolino, non sapevo fare niente e mi ha insegnato tante cose. Ringrazio infatti l'oratore che ci insegna, che è molto bravo. Come coordinamento donne del distretto montagna abbiamo monitorato costantemente i corsi di alfabetizzazione informatica. E la partecipazione è stata interessante, abbiamo avuto un'ottantina di persone, di cui più della metà sono donne. Le donne sono molto sensibili ad ogni iniziativa. L'unico, diciamo, problema è che il tempo a loro disposizione. Questo è stato molto utile nel periodo del lockdown, perché ha fatto sì che i pensionati fossero più vicini e mantenessero le relazioni con i familiari e anche con le persone con le quali condividono interessi di vario genere. Sindacato Pensionati CGL in zona montana, come ha appreso della chiusura degli uffici postali nella prima decade di marzo a seguito del lockdown, ha fatto sì che inoltrasse presso i comuni, in questo caso il sindaco di Ventasso Antonio Manari,
e il sindaco Bini Enrico di Castelnuovo Monti, anche per l'Unione dei Comuni, ha sensibilizzati per poter far riaprire gli uffici postali e facilitare anche per i pensionati per le riscossioni delle pensioni. Tenendo conto che le pensionate e i pensionati sono la ricchezza umana ed economica della nostra montagna. Ecco perché il servizio è importante che venga mantenuto, proprio perché sono stati una risorsa durante il lockdown e anche oltre. Silvia Degani è la regista di questo format. Allora, buongiorno Silvia Degani. L'emergenza sanitaria ha inciso anche sulla vostra produzione? In che modo? Certo, Susanna, ha inciso notevolmente, come puoi immaginare, perché abbiamo iniziato la produzione con le riprese in febbraio. E ovviamente dall'8 marzo non siamo più potute andare in giro per la provincia a fare riprese di interviste. Quindi noi avevamo impostato la trasmissione con un linguaggio stilistico di un certo tipo, ossia interviste, come poi hai visto all'interno di questa puntata, fatte prevalentemente in movimento, quindi con una telecamera stabilizzata e un grandangolo, per cui io faccio le riprese e interviste molto ravvicinata alla persona che stavamo intervistando, e in questa maniera, diciamo, riuscivamo a dare un po' di movimento e anche a portare le persone all'interno, magari come in questo caso che state vedendo, nel borgo di Vetto, e quindi a far vedere anche proprio il territorio dove avevamo fatto le riprese. Ovviamente questa cosa qua non siamo riusciti a farla successivamente, perché con comunque le nuove disposizioni e il distanziamento sociale abbiamo deciso di stravolgere o perlomeno di integrare quello che non era stato fatto e fare le ultime due puntate in modo completamente diverso, quindi nella maniera più tradizionale, con una telecamera fissa e il microfono direttamente collegato alla persona, in modo da poter rispettare il distanziamento, i due metri perlomeno. E questa cosa ovviamente mi ha messo un po' in crisi, perché all'interno della stessa trasmissione portare due linguaggi diversi tendenzialmente è sbagliato, no? Però poi ho pensato che effettivamente nel mezzo c'è stata una pandemia, quindi un evento eccezionale, e quindi alla fine mi sono un po' immaginata quelle ceramiche giapponesi rotte e quel metodo per, diciamo, ricostruirle, attraverso cui si utilizza una colla con della polvere d'oro, e in questa maniera i pezzi incollati hanno all'interno visivamente delle crepe che si vedono, no? Anche se sono stati aggiustati. Quindi attraverso questa metafora mi sono anche detta che forse il fatto che si vedesse all'interno della trasmissione questi cambi e questo cambiamento ci stava, perché comunque fa parte un po' della storia, no? Di quello che è successo nel mentre. È un grande valore, e quindi questo filo d'oro impreziosisce e comunque dà rilievo anche a quello che abbiamo passato e stiamo passando. E lo vedranno i telespettatori seguendo le varie puntate. Grazie mille a Silvia Degani, ricordo che Stories va in replica anche giovedì alle 22 e venerdì alle 18.55, quindi i prossimi passaggi saranno questi. Grazie mille per essere stata con noi e buon lavoro. Grazie anche a voi.